Eccoci qua. La dottoressa Moratti, la conoscete, è lei che celebrerà il vostro matrimonio e loro sono Alberto e Claudia. Leggo agli sposi le principali disposizioni del codice civile che riguardano i diritti e i doveri dei coniugi tra loro. Articolo 143. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia, naturalmente in maniera completamente paritetica. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e addirittura delle aspirazioni dei figli. Anch'io ho cinque figli, quindi so cosa vuol dire essere in equilibrio fra seguire le inclinazioni naturali e cercare di fargli evitare gli errori che poi tutti abbiamo fatto. E uno vorrebbe, una volta si diceva invece vorrò per i miei figli tutto ciò che non ho avuto io. E era l'Italia dell'evoluzione, del boom economico che voleva questo per i figli, tutto ciò che non abbiamo avuto noi. Forse ne abbiamo tolto di più di quello che avevamo, ma insomma, almeno dal punto di vista dell'ambiente, forse. Ma questo è il disequilibrio che ogni società industriale attraversa obbligatoriamente, poi si assesta per forza su una forma di equilibrio. Infatti, credo che l'economia nuova si assesterà tenendo conto che l'ambiente e le ricadute sociali non sono un costo, ma sono una delle variabili di cui tener conto. Quindi. Però ecco, adesso invece qui e c'era anche prima questo articolo, solo che secondo me nell'entusiasmo di dare ciò che non avevamo avuto, si è tenuto meno conto e l'equilibrio è veramente difficile nel seguire le inclinazioni naturali, la loro naturale predisposizione, che naturalmente deve essere aiutata e incanalata per non sbagliare, però è, credo, proprio in un momento in cui non è rigido l'ambiente del lavoro, quindi in cui bisogna essere stimolati proprio a fare quello che uno si sente portato a fare, in cui può dare il meglio, questa duttilità sull'ambiente di lavoro, io credo proprio che sia il bene prezioso che noi genitori dobbiamo amministrare con una fatica terribile, perché tante volte ci accorgiamo dei pericoli. E lo sapete che a dirglielo in diretta è l'unico modo per poi farli sbattere. Quindi non mi sentano, ma bisogna essere un po' subliminali nel fargli percepire i pericoli e però lasciarli liberi, perché la libertà è la cosa più bella. Va bene, dopo tutto questo impegno per cui voi ci pensate bene, passiamo proprio alla celebrazione. Ecco, adesso siete davvero sposati, lo sapete? E lo sposo è felice quest'anno? Lo sposo è juventino. È Allora juventino, non è ancora quest'anno è felice. passato quasi al Milan per Per contrapposizione. Contrapposizione o per disperazione? Tutte e due. Tutte e due. Le due. Diciamo Calcisticamente tutte che è una famiglia dialettica. Sì, ci Se anch'io con mio marito mi parlo tantissimo, se si è sempre d'accordo su tutto, è insomma, è un appiattimento, bisogna, infatti. le pare, Va quindi. bene.
No, restiamo ognuno delle sue idee, dai.